Buongiorno e buon martedì e bentornati a Mattina 24 Live. Attentato nei confronti del presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. Nella notte di Capodanno un ordigno è stato fatto esplodere nell'azienda di cui è presidente. Un atto ignobile che ha trovato immediata solidarietà da parte della presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. L'attentato è deplorevole e segno di grande vigliaccheria a chi cammina ogni giorno a testa alta e si impegna per difendere la propria comunità e i suoi valori. Non fanno paura queste violenze, al contrario, convincono ad andare avanti con ancora più determinazione. L'augurio della regione è quello al presidente Fontana di continuare le sue battaglie con immutato entusiasmo e con la certezza che saremo sempre al suo fianco e che le forze dell'ordine e la magistratura faranno al meglio il proprio dovere. Ma non è stato solo questo l'unico caso che in questi primi giorni dell'anno è stato al centro dell'attenzione. Anche l'ignobile attentato avvenuto il 2 gennaio all'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Poche ore fa si è sfiorato il dramma all'ospedale Masselli Mascia di San Severo in provincia di Foggia. Due colpi di pistola sono stati sparati nei pressi dell'ufficio amministrativo della ASL Foggia. La scoperta è stata fatta nella mattinata di martedì dal custode che ha immediatamente avvisato la polizia che sta indagando sull'accaduto. Di certo non è riconducibile ai festeggiamenti di Capodanno. Di questo ne è convinto il direttore generale dell'ASL Foggia, Piazzola, informato su quanto è avvenuto, che nulla ha a che vedere con festeggiamenti e tradizioni, dice. Un atto incivile che avrebbe potuto mettere a serio rischio la sicurezza delle persone. Atto isolato che non rispecchia la comunità sanseverese, da sempre impegnata nella tutela dell'ospedale, quale patrimonio comune. Mimmo Siena, World News 24. E per quanto riguarda invece l'emergenza sanitaria, i dati sono in decrescita dopo gli aumenti dei giorni scorsi. Questo il bollettino per quanto concerne ieri a livello nazionale, con oltre 68.000 casi accertati e con 140 vittime. Intanto, per quanto concerne la condizione legata al rientro a scuola, il governo ha confermato che avverrà dal 7 al 10 gennaio. Questo anche dopo le forti polemiche suscitate in queste ore ed anche della proposta del governatore regionale De Luca in merito al fatto di rinviare l'inizio dell'attività scolastica di 20-30 giorni, almeno per poter raffreddare la condizione epidemica. Non sarà smantellato a Trinità Polinella Abbate l'ufficio del giudice di pace. Un accordo in tal senso è stato trovato. Salvatore Peterulo, Teleregione. La pace a Trinitapoli è stata scongiurata. Sembrava un destino ineluttabile al quale si andava incontro dopo la comunicazione del Ministero della Giustizia a giugno del 2021 sullo smantellamento di quello che da più parti viene definito un presidio di legalità. E sembrava difficile far convergere sullo stesso obiettivo, mantenere aperto l'ufficio del giudice di pace a Trinitapoli, i tre comuni della zona Ofantina, oltre alla città dove è situato l'ufficio, anche quelle di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. La prosecuzione dell'attività è sancita da una nuova convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Trinitapoli, convenzione che riceverà il via libera anche dai consigli dei comuni di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. È servita anche la mediazione del prefetto dell'Abbat, Maurizio Valiante, e la collaborazione dell'Associazione Forense dell'Abbat per evitare che l'ufficio del giudice di pace chiudesse i battenti, rischiando di ingolfare le attività degli uffici giudiziari di Foggia e Barletta. E nell'ex tribunale di Trinitapoli da questo mese troverà a casa anche lo sportello anti-racket e anti-usura, ulteriore tassello di quella che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale è una vera e propria cittadella della legalità che ospita già il comando di polizia municipale. Continuerà ad esserci anche perché saranno ampliate le funzioni. Se ci sarà da fare anche qualche altro investimento, noi come comune siamo disponibili a farlo proprio perché abbiamo una sede di un tribunale che è storica e vogliamo continuare ad avere un tribunale, il giudice di pace all'interno di un tribunale, magari.
se dovessero anche con una nuova riforma della giustizia aumentare i poteri del giudice di pace, quindi aumentare anche le funzioni e quindi un servizio in più per i nostri cittadini e per tutti coloro che comunque non saranno costretti ad andare a Foggia o a Barletta, perché queste sono le condizioni che era l'obiettivo principale delle tre amministrazioni. Eccoci qui, allora adesso ci spostiamo a Canosa, dove c'è stata una importante notizia che è arrivata nel corso di quest'ora. Se la andiamo evidentemente a recuperare, tale notizia la possiamo anche vedere in grafica. Un attimo solo che la nostra regia sta approntando appunto il collegamento per poterla per farvela vedere immediatamente. Eccoci qui, il bello della diretta è anche questo. Allora vediamo, eccola qui, l'abbiamo trovata la notizia, quindi la possiamo vedere in piena evoluzione ed anche in primo piano. Eccola qua. Allora vi dicevo che c'è un importante atto che è stato stipulato dalla Fondazione Archeologica di Canosa, infatti ha acquisito un patrimonio culturale importante, ossia la proprietà di ponti rustici confinanti con l'area archeologica di San Pietro. Il contesto, oltre ad essere eccezionale sotto l'aspetto storico e culturale, è straordinario sotto l'aspetto paesaggistico. La Fondazione si attiverà da subito, anche con la sovrintendenza archeologica e con l'Università di Foggia, perché venga effettuata una campagna di indagine nella certezza che porti alla scoperta di ulteriori testimonianze dell'opera grandiosa e incessante operata da San Sabino, che lì dimorò e qui ebbe la prima sepoltura. Importanti innovazioni sono in arrivo per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Luca Bernice, TG Blu. Parte in provincia di Foggia il progetto pilota sull'agricoltura di precisione, che ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie digitali e l'applicazione delle tecniche per rendere più efficiente, remunerativa e razionale l'attività agricola. Capofila del progetto, finanziato dalla Regione Puglia, l'organizzazione di produttori cerealicoli Concer, società cooperativa agricola, che si avvarrà del sostegno scientifico del CREA con il Centro di Ricerca in Cerealicoltura e Cultura Industriale di Foggia e del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazione Agroalimentare di Treviglio, in provincia di Bergamo. Partner del progetto sono anche lo spin-off dell'Università Cattolica di Piacenza, Orta SRL, che fornisce servizi altamente qualificati alle filiere agricole e agroindustriali attraverso lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni, la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, che realizza corsi di formazione per gli operatori, e la Cooperativa Agricola Quercia, impegnata nella divulgazione dei risultati e nell'applicazione dei contesti aziendali di tecniche di agricoltura di precisione. A partire dal gennaio prossimo è in programma il primo dei quattro corsi di formazione destinato ai tecnici e agli operatori del settore. Il progetto intende promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie digitali e l'applicazione delle tecniche di agricoltura di precisione per rendere appunto più efficiente, remunerativa e razionale l'attività agricola su una coltura strategica per il territorio pugliese come il frumento duro. Eccoci qui, dunque la pagina sportiva con il calcio. Il campionato di Serie A torna il 6 gennaio per il turno della Epifania, che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno. E intanto aumentano i casi di coronavirus all'interno delle squadre del massimo torneo calcistico. Dopo Chiellini della Juventus è arrivata anche la conferma di un terzo giocatore positivo nella squadra della Roma. Ed in questo contesto dunque si torna in campo con delle sfide importanti per tutti gli obiettivi da raggiungere: scudetto, Europa e salvezza. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere tutto il quadro completo delle partite che si giocheranno tutte il giorno dell'Epifania. Alle 12.30 Bologna-Inter, Sampdoria-Cagliari, alle 14.30 Lazio-Empoli e Spezia-Verona, alle 16.30 Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa, alle 18.30 Milan-Roma e Salernitana-Venezia ed alle 20.40
45, Fiorentina, Udinese e Juventus, Napoli. A sinistra potete vedere anche la classifica aggiornata con l'Inter a quota 46 punti, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38 e Juventus a quota 34. È tutto per questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi e le edizioni dei telegiornali li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi diamo appuntamento a questa sera con Dentro la Notizia. Vi ringraziamo di averci seguito e vi auguriamo una buona mattinata.